L'Oblò sul cortile presenta. Presentati. Sono Edoardo Barretta, quinta D. Io sono Matteo Murgia, di quarta D. Sono Giulio Castelli, quarta D. Ciao, sono Alessandro Merighi, di quinta C. Ciao, sono Letizia Boschi, di terza B. Ciao, sono Jacopo Bellantonio, di quinta C. Cosa proponi? Propongo il premio all'eccellenza, da cui deriverà un certificato cartaceo controfirmato dal preside per coloro che si dimostreranno essere gli studenti migliori nei 5 anni. E questo attestato potrà andare a curriculum. Io propongo l'orientamento in uscita, ovvero organizzare incontri bimensili non solo fra studenti e professori della stessa, ovviamente, della stessa facoltà, ma anche persone che una volta finita la medesima università hanno avuto sbocchi lavorativi differenti, in modo tale da dare la possibilità agli studenti del quarto e quinto anno di prendere una decisione a 360 gradi. Un'altra proposta è il miglioramento della connessione wifi all'interno della scuola e, per quanto riguarda l'orientamento in entrata, l'organizzazione e la promozione di un gruppo di studenti che in maniera, diciamo, seria vada nelle scuole medie milanesi a promuovere l'immagine dei Carducci. Allora, per quanto riguarda la maggiore apertura della scuola, è un argomento che necessita di più minuti di spiegazione e quindi ne parleremo meglio in assemblea. La biblioteca della scuola ha molti libri in esubero che butterebbe e quindi una delle nostre proposte è recuperarli e venderli e i fondi ricavati destinare alla biblioteca perché si rinnovi. Quest'anno abbiamo deciso di proporre, oltre al Cineforum, anche il Music Forum, che sarebbe un cineforum dove si guardano video di concerti storici e famosi. Una delle proposte che ci sta più a cuore è quella del quarto giorno di cogestione. Riteniamo infatti che 3 giorni non siano sufficienti per approfondire tutte quelle tematiche che a scuola non possono essere approfondite, e ci impegneremo anche a portare quanti più esperti possibili di tutte le varie tematiche che approfondiremo in modo che siano 4 giorni utili e proficui per tutti. Altre nostre proposte che approfondiremo in assemblea sono accoglienza ai primini, serate di beneficenza e il proseguimento della collaborazione con l'Associazione Libera contro le Perché ti candidi? mafie. Mi candido perché credo che questa sia una grande scuola, ma che vada valorizzata. Quindi cercherò di dare il massimo per far fruttare tutte le iniziative che si svolgono all'interno di questa scuola, ma che non danno a volte i risultati sperati. Mi candido appunto per far valere la voce degli studenti, soprattutto di tutti gli studenti che magari la pensano anche in modo differente da loro. Mi candido perché credo che con le nostre proposte possiamo apportare valore aggiunto al nostro liceo. Perché voglio mettermi in gioco in prima persona per dare un contributo concreto agli attuali e ai futuri studenti del Carducci. Perché penso di essere pronta per presentare questa scuola al meglio. Mi candido perché dopo 5 anni in questa scuola credo di aver compreso appieno cosa significa appunto vivere la scuola, cosa si possa fare e cosa non fare per migliorarla. Descrivi la tua lista in una parola. Direi innovazione, Organizzazione. efficienza, Coerenza. Collaborazione. trasparenza. Qual è la vostra idea di rappresentante d'istituto? Per noi essere rappresentanti d'istituto vuol dire far passare la voce, le opinioni e le proposte degli studenti non tra le varie ed eventuali del consiglio d'istituto, ma come punto cardine dell'ordine del giorno. Il rappresentante d'istituto deve saper percepire quali sono le esigenze della scuola e collaborare con gli studenti prima e con i professori e gli altri componenti del consiglio d'istituto poi per cercare di migliorarlo. Cosa ne pensate dell'altra lista? Niente, dal momento che non sono pervenute comunque proposte provenienti dall'altra lista, non possiamo esprimere un nostro parere in quanto noi valutiamo le proposte e non chi le porta. Noi conosciamo i membri dell'altra lista a livello personale, per quanto riguarda appunto la lista in sé, potremmo darne un giudizio solo al momento dell'assemblea. Presentati. Sono Giovanni Parma, della quarta D. Sono Martino Grillo, di quarta C.
Mi candido perché l'esperienza del consiglio di istituto l'anno scorso mi ha molto appassionato e voglio provare a farlo su scala più estesa. Inoltre voglio sicuramente cercare di portare la voce del Carducci davanti alla provincia. Diciamo che mi candido perché volevo provare una nuova esperienza e soprattutto perché penso che la consulta sia la cosa più vicina alla politica in ambito scolastico, questa età, insomma, provare a relazionarsi con altre scuole, con altre istituzioni è una cosa importante per il percorso di persone. Cosa proponete? Quello che vogliamo fare è un po' diverso, perché la consulta provinciale è molto diversa dal consiglio d'istituto, cioè sono molte centinaia di studenti, molte idee diverse e portare una propria proposta è molto difficoltoso perché si perderebbe fra le centinaia di proposte che portano gli altri. Quello che vogliamo fare è cercare un accordo con altri esponenti, altri rappresentanti di altre scuole per cercare di promuovere dei progetti interscolastici che vadano anche a vantaggio del Carducci, quindi cercare di stanziare i soldi che la provincia mette a disposizione della consulta in questi progetti che verranno attuati. La vita è un biscotto, ma se piove si scioglie? No, non credo. Non lo so. Boh, vai, sì. Boh. Come quando fuori piove? Non esattamente. 5 euro meno buoni. Biscotti si mangia anche se non piove. Cos'è? Giochiamo a carte. Esatto. Squatti? Ma io sono giapponese. Sono giapponese. No, io preferisco strisciare. Sì, perché voglio avere un bel dietro per le ragazze. Ti piace la guanabana? La? Guanabana. Ma sarà questo caldice de donde son los dorados para mujeres. Quello è il frutto del potere, quello di cotto frullato, sì, certo. No, ma lo sai cosa? Che è più buono di mattina il pane. La banana no, la banabana fammela provare e poi ti posso dire se mi piacerà. Studio, lavori, casa o chiesa, culo o camicia? Sono un ragazzo casa e chiesa, ma il tragitto che mi frega è naturale, no? Oh! Studio e l'altro non me lo ricordo. Chiesa. Camicia. Sei mai stato in Molise? No, però in galera sì. Esiste. Molisent. Non esiste Molise.